Pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo, anatomista, pensatore, uomo di scienza. Leonardo da Vinci è considerato uno dei geni dell'umanità. Nessuno come lui è riuscito ad incarnare le pulsioni e le passioni che hanno reso grande il Rinascimento. Leonardo era mancino, scriveva i suoi appunti al contrario, da destra verso sinistra, in modo da poter risultare comprensibili solo se riflessi in uno specchio. Da giovane va a bottega da Andrea Verrocchio, maestro anche di Botticelli. In poco tempo Leonardo dimostra le sue qualità, tanto che un giorno disegna un piccolo angelo così bene che il suo maestro, vedendolo, mai più non volle toccar colori, sdegnandosi che un fanciullo ne sapesse più di lui. Almeno così ce la racconta il famoso storico dell'arte, Giorgio Vasari. All'età di 25 anni l'ascesa di Leonardo rischia di fermarsi per sempre. Nel 1476 viene infatti denunciato per sodomia, accusa gravissima all'epoca. La denuncia viene ritirata, ma l'avvenimento lascia una macchia sulla carriera dell'artista. 4 anni dopo Leonardo viene escluso dal gruppo di artisti che nel 1480 Lorenzo dei Medici invia al Papa Sisto IV per affrescare la Cappella Sistina. Deluso decide di lasciare Firenze e smette di dipingere. Per fortuna ritornerà sui suoi passi, altrimenti non avremmo mai avuto capolavori come la Gioconda. Leonardo era affascinato dal funzionamento del corpo umano, tanto da giungere a sezionare cadaveri per i suoi studi anatomici. Tale pratica, all'epoca considerata al limite della blasfemia, ha permesso a Leonardo di disegnare il corpo umano con un realismo sconosciuto ai suoi contemporanei. Secondo alcune fonti, pare che Leonardo fosse vegetariano per amore degli animali. Alcuni sostengono che al mercato comprasse gli uccelli in gabbia al solo scopo di liberarli. L'artista disse: «I nostri corpi sono sempre più le tombe degli animali». Le opere più famose di Leonardo sono La Gioconda, La Vergine delle Rocce, La Dama con l'Ermellino, L'Ultima Cena e Il Cavallo di Leonardo, un'imponente scultura mai realizzata a causa della guerra che coinvolse il suo committente Ludovico il Moro, duca di Milano. Il bronzo necessario per l'opera fu infatti fuso per realizzare i cannoni. A proposito della Gioconda, sfatiamo un mito. I francesi non hanno mai rubato quell'opera. La portò con sé lo stesso Leonardo quando lasciò l'Italia per andare a Parigi. Fu invece un italiano a rubare il dipinto nel 1911. Si chiamava Vincenzo Perugia e commise il crimine per patriottismo artistico, come spiegò in tribunale. Un'ultima curiosità che dice molto dell'umorismo tagliente del grande Leonardo. Si racconta che mentre dipingeva L'Ultima Cena, al priore, che gli metteva fretta perché completasse l'opera, Leonardo rispose: «Ho difficoltà a trovare un modello per il volto di Giuda. Se si presta lei, potrei terminare l'opera più rapidamente». Il priore rifiutò e si adeguò ai tempi dell'artista.